Ragazzi, siamo oggi in compagnia di una coppia di amici sardi, forse alcuni di voi già li conosceranno. Andiamo, ci spostiamo perché sono dietro di noi. Ecco qui piano piano, non so se vedete. Ecco qui, eccolo lì. Sì. Quello è Manu. Praticamente siamo entrati in Turchia quasi lo stesso giorno, ci siamo incontrati proprio quasi alla dogana. Quasi tre mesi fa. E abbiamo preso strade completamente diverse, quindi loro sono andati a surfare al nord, noi siamo scesi giù per mutare la mamma di Vera e finalmente oggi abbiamo avuto la possibilità di incontrarci. Hanno un camper bellissimo e non vediamo l'ora di farli conoscere. Infatti non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito da loro che ci stanno aspettando. Sebastiano ed Elisabetta sono una giovane coppia sarda che sta inseguendo un sogno, quello di esplorare il mondo. Appassionati di surf, sono alla ricerca delle onde più belle e viaggiano assieme a Ondina, la loro piccola cagnolina, a bordo di Mano, un camion degli anni 80, completamente convertito da loro in uno spaziosissimo camper. C'è nessuno? Ciao ragazzi! Fino a me! Permesso, possiamo? Vai Ondina, contentissima, amore, vai prima tu, dai. Vai. Vado io. Che bello avervi a casa, ragazzi. Mamma mia, bellissimo. Noi abbiamo già accennato ai nostri amici che avete un camper meraviglioso, guardate qua. Ciao. Perfetto. Benvenuti a casa. Grazie. Questa è veramente casa. Allora, per chi già non li conosce, questi sono Sebastiano. Okay. No, perché mi ha puntato e quindi ho detto sì, io sono Sebastiano. Vabbè. Sebastiano, Elisabetta e siamo Storie di Manu. Manu è il nostro camion. Esatto. Quindi un Mercedes 813 del 1983. E Manu significa grande in sardo, perché quando l'abbiamo visto la prima volta siamo rimasti abbagliati dalla sua grandezza e quindi abbiamo deciso di chiamarlo Manu. Noi abbiamo acquistato la cellula, la motorizzazione con la cellula, e dentro c'era solamente l'impianto idraulico. In 8 mesi abbiamo costruito tutto l'arredamento interno, vivendo nella mansarda, perché la mansarda era già costruita, perché la cellula ovviamente è di serie, è stata costruita nel 2000. Quindi abbiamo messo un materasso nella mansarda e abbiamo costruito tutto il resto della casa. Bellissimo. E adesso ve la faremo vedere. Ragazzi, guardate qua, mamma mia, che questo è un letto super king size. Super king size. Questa è la bello. French size. French size. 1,40 per 200. Mamma mia. Per 200. Guardate queste rifiniture, tutto in legno, che mi dicevi che questo è il legno che avete anche riciclato. L'80% del legno che abbiamo usato è legno di recupero, quindi sì. Queste sono vecchie perline che l'hanno buttata in un campo. Gli armadi sono stati fatti con bancali levigati e fatti a cornice, anche se non sono perfetti, sono molto grezzi, però sono bancali. Sono bellissimi. Molti sono rustici. Le prese sono state fatte con vecchie mattonelle di ceramica, appunto, sì. Pezzi di mattonelle che sono stati incollati a mosaico. Abbiamo provato a fare qualcosa di bellino. Sì. Poi abbiamo scelto di fare un'ampia cucina perché noi ci produciamo la nostra cosmesi, quindi le saponette, tutti i saponi insomma che vengono utilizzati anche per il pulire il camper. Ottimo. La streghetta Evi che consiglio. Infatti qui questo mobiletto adesso non è super presentabile. Facciamo vedere velocemente. Perfetto. Ci sono tutti i prodotti che utilizziamo per creare appunto i nostri detergenti. Comunque complimenti, amore. Vedo Vera che sta emozionando gli occhi, amore. Io sempre apprezzo quando qualcuno fa i suoi prodotti bio, naturali. È bello, bello, bravi ragazzi. Amore, visto che bella cucina che c'è qui. Oh. Guarda qua. Ragazzi, complimenti, è bellissimo. Quindi questa è la zona cucina. Scusate, sì. Sono ancora un po' spaesato perché gli ambienti sono davvero... Non siamo abituati noi, quindi proprio una casa, una casetta proprio. È grande. Casa, sì, abbiamo scelto abbiamo messo un frigo che è 2,20, un frigo di casa, perché prima avevamo un trivalente, solo che abbiamo avuto difficoltà per i consumi. A gas sarebbe stato impossibile in viaggio perché il gas insomma non è facilmente reperibile. Con la 220 assorbiva davvero tantissimo, quindi abbiamo deciso di installare un frigo di casa di della, come si dice, A++, della categoria sì. Quindi a consumi bassissimi. E della marca Liber, è un classico frigo di buona marca.
che da 120 litri, 120 litri con un congelatore anche. È spento. Perché è spento? Perché è spento il frigo? No. Il bello della diretta, il bello della diretta. Sì, ma non c'è corrente. Ma forse, ah no, è sicuramente mancata fuori, ragazzi, è mancata fuori. Vedo che c'è tutto l'impiantino elettrico, anche fatto questo da voi, immagino. Allora, l'impianto elettrico, in realtà noi abbiamo predisposto tutti i cavi, quindi abbiamo passato i cavi dove volevamo i punti luce. MPPT, questi sono i migliori. Questo è un regolatore 100 volt 50 ampere della Victron MPPT con un inverter da 1 kW 6. Che ti permette questo inverter di lasciare sempre la 220, quindi non hai bisogno di attaccare solamente quando ti serve di... Caspita, questo è ottimo, non è assolutamente quegli inverter di 10 cm per 10 di Alibaba cinesi. No, perché abbiamo investito sull'impianto elettrico per quello, per essere tranquilli, proprio perché dall'esperienza passata degli altri camper abbiamo appreso che conviene spendere bene una volta sola, sì, certo. E poi l'autonomia comunque è importante, è avere la tranquillità di essere sempre autonomi ovunque si vada, anche con tempo brutto, in inverno, siamo sempre autonomi. È sì. La casa di Sebastiano e Elisabetta in Sardo. Questo dobbiamo specificare che ce l'abbiamo dal nostro primo camper. Noi viviamo in camper a periodi alterni dal 2016, quindi il nostro primo camper è stato un Leyland Sherpa. Di che anno era? Dell'82? Dell'82, del 1982. L'abbiamo tenuto, quanto l'abbiamo tenuto? Un annetto. Sì, quasi più o meno. L'abbiamo venduto semplicemente per il fatto che non si trovavano i pezzi di ricambio da nessuna parte. Però eravamo innamorati della nostra casetta, che è questa qua, ve la facciamo vedere così un po' si hanno l'idea chiara. E poi dopo il Leyland Sherpa abbiamo avuto un Iveco Daily 35.8. L'Iveco Daily 35.8 è stato il nostro primo allestimento su un veicolo, perché era di serie, un Marco Polo Safari Way. Noi abbiamo deciso di smantellarlo, di portarlo a telaio e ricostruire tutto anche lì a modo nostro, come ci conveniva di più. Per partire poi in Marocco, siamo partiti in Marocco e in Marocco abbiamo fatto restauro esterno, perché abbiamo rifatto tutta la carrozzeria dell'Iveco. Ragazzi, avete un bagaglio completo per quanto riguarda modifica, allestimenti di campo, questa è una cosa ottima. E poi averlo fatto in Marocco, in Africa, in un altro continente, comunque ci vogliono degli skills, bisogna essere capabili, abilità per riuscire appunto a... È stata una bella esperienza per il fatto che durante l'allestimento, il restauro esterno della carrozzeria, vivevamo dentro il daily e non che noi praticamente quando facciamo i lavori stiamo non abbandonate il mezzo mai. Il capitano non abbandona, i capitani non abbandonano mai la nave, ma non diciamo la polvere che c'era, perché abbiamo vissuto quante 2 settimane intense, ogni giorno smerigliando, quindi polvere. Poi già in Marocco si può immaginare. Comunque queste modifiche del passato hanno diciamo posto le basi per quello che poi è Manu oggi, quindi tutte le vostre conoscenze messe a frutto qui in questa vostra casona. Casone. Qui c'è la dinette, giusto? Questo per caso si abbassa anche, diventa letto? Sì, lo possiamo abbassare. Qua e poi abbiamo un altro cuscino. Chi si è nascosto qua sotto? Questa è Ondina. E lì c'è Ondina. Ondina. Con la sua cuccetta. Mischina, maltrattata. No, allora, non è bello. Devo precisare, perché io dico molto mischina, perché in sardo noi utilizziamo mischina tipo poverina, in senso ironico, perché in italiano c'è cioè meschina, però non è la stessa. Quindi non è la stessa cosa. È mischina, che sarebbe poverina. Cioè, attenzione ragazzi, ricordiamoci che il sardo è una lingua. Perfetto, qua è libri. La nostra libreria. Quanto spazio. Molto bello, rustico. L'abbiamo creato un po' appunto come... Qui ci sono le nostre esigenze. Gli scompartimenti nascosti un po' ovunque. Quindi l'autonomia massimo per gli spazi. Qua lo stesso. Tutto dappertutto. Tutto ben pensato. Sì. Ma d'altronde con l'esperienza che avete già con altri due mezzi prima di questo. Qui c'è la cabina. Questa è una cosa utilissima. Passaggio in cabina. Esatto, sì. Perché alcuni camper hanno l'entrata soltanto da dietro le cellule. Quindi... Esatto. In caso di necessità si può passare velocemente davanti, mettere in moto
Aspettare. Perché dobbiamo dire che è un mezzo vecchio con freni ad aria compressa e quindi quando sei fermo da 2 giorni gli serbatoi dell'aria compressa sono vuoti, quindi non è solamente passare davanti e mettere in moto e partire, no. Ma bisogna aspettare che i freni dell'aria, i serbatoi dell'aria compressa si riempano per poter mettere in moto, per poter togliere il freno a mano, sì. Perché sennò non puoi muoverti senza... senza i serbatoi carichi, quindi è importante da dire sul camion c'è questo lato che è un po' un lato negativo per il fatto che non puoi partire immediatamente ma bisogna sempre aspettare i freni dell'aria compressa. Quindi tu mi dicevi questo pesa 8 tonnellate, quindi questo, hai anche la patente C, giusto? Questo è patente C, sì. Volendo fino alle 7 tonnellate e mezzo si può guidare con la C1, che è una patente appunto che arriva fino alle 7 tonnellate e mezzo, che l'hanno creata principalmente appunto per i camper sovrappeso, per i camper sulle 4 tonnellate, 5 tonnellate, perché adesso fanno dei motorhome abbastanza grandi, però poi ovviamente è più comodo avere la C, perché con la C puoi guidare tutto, sì. Di mezzo, anche se sfori 7 tonnellate e mezzo sei tranquillo. Ragazzi, mentre le donnine sono dentro a parlare di funghi cosmetici, noi siamo fuori. Di funghi, detta così potrebbe sembrare che di cosa parlano? No, di kombucha, stanno kombucha, parlando kombucha. Di kombucha, è una bevanda a base di fungo, però non è allucinogeno assolutamente. Non quel tipo di fungo, quindi noi siamo fuori qui a fare le cose da uomini. Quindi a vedere l'aspetto tecnico, quindi mostriamo un attimino Manu come è fatto all'esterno. Guardate, la prima cosa che si nota subito è la bandiera dei quattro mori. Quella non poteva mancare, anche se è piccolina, però mancare. Guardate che bella. È l'unica bandiera che abbiamo, tra l'altro. L'unica non per molto. No. Questa è una piccola decorazione che abbiamo fatto in viaggio. L'abbiamo fatta da poco, queste montagne col sole, perché avevamo la parte bassa che si stava rovinando parecchio. Quindi per evitare che continuasse a rovinarsi e peggiorare la situazione, abbiamo deciso di fare una decorazione e fare qualche lavoretto di carrozzeria. Adesso vi faccio vedere il garage che abbiamo esterno, dove ritiriamo le nostre caniche dell'acqua, perché abbiamo parecchia acqua in caso di necessità, se dovessimo fare scorta in più al nostro serbatoio. Utilizziamo questi classici bidoni dell'acqua che sono molto utili, perché sono da 10 litri e ci permettono di avere 40 litri di scorta in più. Va benissimo, di utilizzare sempre meglio che comprare. E oltre a un po' di tutto che abbiamo sì. L'attrezzatura d'arrampicata, scarpe da trekking e le nostre tavole da surf che sono qui stivate. Eccole qui, pronte, sì. Aspettando la prossima onda, speriamo presto, speriamo molto presto. Che poi va dietro lì, lascia le tavole praticamente. Mi facevi vedere, sì, esatto. da prima. Preparati a vedere molta polvere. Eccolo qua il garage. Mamma mia, dai. Guarda qua, quanto spazio. Molto. Qua questo c'è più spazio qua nel garage che dietro Totò. Queste sono le mute. Abbiamo le mute per tutte le temperature, diciamo. Per fare longboard skate con la muta. No, abbiamo le tavole da sempre. Eccole lì, ragazzi. Sotto, guardate che bello. Sono nascoste. Che partono da qui e vanno nell'altro garage che dopo vedremo dall'altra parte. E poi abbiamo un po' di legna, perché abbiamo la stufa a legna, quindi vuole un po' di stoccaggio. Le biciclette e parecchie pezzi di ricambio del camion, perché comunque è sempre utile avere pezzi di ricambio. Anche le ragnatele non ci mancano. Le bombole del gas sono una che abbiamo preso qua da 10 kg, l'altra da 13, comunque ce ne stanno due belle grandi qua. No, è davvero comodo, davvero comodo. È comodo, sì. Quindi dicevi che ci vedresti una motocicletta anche dentro. Una motocicletta, abbiamo già la pedana per farla salire. Ottimo. Ci manca la motocicletta, ma la pedana ce l'abbiamo. No, stiamo pensando in futuro, sì, di prendere una motocicletta per muoverci più semplicemente e non dover muovere il camion, magari per fare la spesa, sì. e per eventuali pezzi di ricambio da andare a cercare, come no dice. No, niente pezzi di ricambio, niente, il grande Manu non lo ferma nessuno, ma ogni tanto qualche acciacco ce l'ha. Quindi ci vuole. Qui abbiamo il lato stenditoio. Quando si trovano le lavatrici, sì, in viaggio. Infatti, noi avevamo prima le mutande sul cruscotto, quindi. Grazie. Ecco, arriva la bella lavanderina a ritirare i panni. No, solo quello che mi serve, l'altro lo ritiro. Allora, Manu è lungo 8 metri e 10. Mamma mia. Con il garage che ha una lunghezza di 90 centimetri, il garage posteriore. E quindi la cellula interna
con la mansarda sono 7 metri di cellula interna. In altezza misura 3 metri e 45 fuori tutto. In larghezza siamo a 2 metri e 50 esternamente, internamente 2 metri e 40 perché abbiamo 10 cm praticamente di isolante. Anche senza accendere il riscaldamento abbiamo una differenza esterna dall'esterno all'interno di 8 gradi generalmente, sono molti. No, ma fanno la differenza. Poi mi dicevi tu hai tre tipi abbiamo di riscaldamento. Tre tipi di riscaldamento, appunto la stufa a legna che usiamo spesso, però la stufa a legna di notte si spegne, quindi abbiamo optato per aggiungere il riscaldamento a gasolio, un classico riscaldatore a gasolio, ci sono vari tipi, però appunto noi abbiamo scelto per il più economico, ovviamente il cinebasto. Il famoso cinebasto. Il famoso cinebasto. E poi abbiamo anche un sistema di riscaldamento a gas. Con termosifoni. Con termosifoni ad acqua, classici come a casa. C'è una pompetta di circolo che fa circolare l'acqua e con l'acqua calda appunto riscalda questi termosifoni che non usiamo praticamente mai. Come si dice, chi troppo e chi niente. La borsetta d'acqua calda verso il termosifone ad acqua. Adesso stai facendo lo spavato, no, facendo no, la caldaia, no. Mi vuole proprio umiliare. Questa è una caldaia istantanea che abbiamo sostituito in Bulgaria perché quando siamo partiti ne avevamo un'altra che si è guastata in viaggio, quindi abbiamo dovuto sostituirla in Bulgaria e abbiamo installato un semplicissimo scaldino istantaneo a gas. Quelli da casa sono questi. Con questo sistema quando attiviamo la pompa dell'acqua di ricircolo dell'acqua, lei parte, scalda l'acqua e di conseguenza i termosifoni diventano caldi e allo stesso tempo anche l'acqua per farci la doccia. Questo quindi appunto è il nostro serbatoio del gasolio di riserva, perché ne abbiamo un altro, il principale dall'altra parte, da 100 litri, poi l'altro è da 200 dall'altra parte, quindi abbiamo un totale di 300 litri di gasolio che ci permette di fare parecchi chilometri, una bella autonomia in chilometri, riempiendo tutti e due. E in questo abbiamo fatto il pescaggio anche del riscaldamento a gasolio che abbiamo interno, il cinebasto pesca da questo serbatoio. Sì. Qui abbiamo l'impianto idraulico con la pompa dell'acqua, una classica Sure Flow. Ah sì, è bella, esattamente come la mia, sì, esatto, sì. Da 7 litri al minuto, funziona benissimo, la pressione è come quella di casa praticamente. E abbiamo un'autonomia in acqua da, abbiamo 250 litri in totale di acque pulite. Poi abbiamo ovviamente le acque grigie che per un totale di 80 più 150, 80 per la doccia e 150 per le stoviglie e sì, per il resto. Quindi è una bella autonomia di taniche dell'acqua, tra acque chiare e acque grigie abbiamo una bella autonomia. Qui abbiamo un altro che abbiamo creato in modo cassetto, che è molto, se non si incastra, è molto utile perché sì, puoi tirare fuori, è più facilmente accessibile, teniamo le sedie e molte cose, e volendo è sempre un piano d'appoggio anche all'esterno questo, quindi è veramente semplice e comodo, molto comodo, e finisce fino da entra, cioè c'è il passaggio da una parte all'altra, c'è il passaggio di qua che va a finire fino all'altra parte del campo. Lì hai un tendalino? Avevi? Ok. È rimasto il nerve. Allora, taglia! No, bellissima questa cosa! Lì hai un tendalino. Avevamo un tendalino. Il tendalino l'abbiamo perso nel nostro primo viaggio con Manu. Cioè, quando siamo partiti, finiti i lavori, ci siamo addentrati in un bosco in Sardegna. Gli alberi erano molto bassi. È rimasto nel bosco. Non sappiamo come, perché non ce ne siamo accorti. Caspita, quindi non è... Non ci siamo accorti di aver perso il tendalino, non l'abbiamo sentito, ed era un tendalino che pesava 100 kg, quindi perdere un tendalino da 100 kg e non sentirlo è grave. E in ogni caso avevamo un tendalino. Bene. Amore, guarda che c'è qui, cos'è questa? La stufella. Questa è una cosa veramente fantastica. A parte che è romanticissima. Mm-hmm.
legno. Stavamo parlando proprio ieri sera, ti ricordi? Con un bicchiere di vino di che fronte. State guardando come brucia. Quello è la parte di Instagram, poi la parte reale è che sei qui in mezzo sentato nel divano, amore, ce n'è il legno nel fuoco. È la parte reale. No, però ogni tanto ci sta di guardare. Che sentite queste truc truc truc. Bel legno, bellissimo. Sì. Se tardi l'accendiamo. Con l'aglio piantato a fianco. Allora, facciamo vedere molto velocemente la parte di dietro. Sì. Allora, ci laviamo, quindi abbiamo una doccia. Ok. Mamma mia. Non è sempre così in ordine, diciamo la verità, l'abbiamo riordinato. Ma quanto è alta? È alta. Abbastanza. È altissima. Puoi entrare dentro? Sì, sì. Così ci vediamo un po' conto. Mamma mia, sì. Incredibile. Sì. Dove è la grandicella? No, è tranquillamente, pensa, almeno 2,5 metri. Sì. No, 2,60. 2,30, 2,40 metri, scusa. Mamma mia, che bello. Quindi la doccia è separata dal bagno. Dal bagno, sì. Poi qua, vabbè, molto velocemente. Sì. Okay. No, vabbè, fallo vedere. Questo è importante, è comunque sì, un sì. Buon sistema di WC per un camper, anche per le case, perché viene usata a segatura. No, fai vedere la segatura lì dove teniamo la segatura. Sì. Sì. Mm-hmm. No, ragazzi, è pulitissimo, state scherzando. Sembra una sauna russa, con questo legno. È molto. E poi il fatto che utilizzate il bagno, che spaventa molti, ma onestamente... si sente... Non... Non si sente nessun odore, assolutamente, anzi è profumato, quindi non scherziamo proprio. Dovrebbero tutti quanti adottare un bagno compostabile nel campo. Perché poi fatto da questi chimici che comunque vanno buttati e contaminano o acqua o terra. Sì, quindi... sì, sì. E poi se pensiamo davvero che facciamo la pipì nell'acqua potabile, c'è gente che sta morendo di sete nel mondo. Esatto. Tra l'altro fatto da noi, perché abbiamo dedicato un video nel nostro canale YouTube appositamente sul WC compostabile, perché vedete, cercare online ti devi prendere un rene per comprarti il water compostabile. Quindi l'abbiamo fatto noi con 10 euro più o meno. Abbiamo acquistato un bidone, un imbuto, poi tutto quello che serve. Magari vi condividiamo il link in descrizione. Sì, tranquillamente. Video. Sì. Se qualcuno è interessato a un WC compostabile low cost, troverà il link nella descrizione del video. Certo, qua è intitolato il Gesù che fa surf, giusto? Esatto. Sono io. E Sebastiano. Ragazzi, loro sono due surfisti bravissimi, preparatissimi. Ieri ci parlavano delle regole. E questo è stato pensato come divano? Oppure questo è stato come letto, come divano oppure come letto, perché se in caso avessimo ospiti una persona ci sta benissimo, perché sono 2 metri di lunghezza, sì. Per 70 se non sbaglio, quindi va benissimo. E chiaramente noi lo usiamo ogni sera come divanetto, come zona relax. Qui abbiamo i nostri due armadi dove ritiriamo, il mio non lo apro che è meglio. Due armadi che sono... No ragazzi, è tutto molto ordinato, complimenti, davvero bello, le rifiniture sono eccellenti, tutto questo legno... È tutto recuperato, sì. Non sono eccellenti le rifiniture, grazie no, a... guarda, non è bello. Questo invece... sono vecchi... Queste sono le casse che usano nei container, sì. Ed è il legno delle casse dei container, recuperato. No, ha il suo fascino, quindi... A me piace moltissimo. È veramente rustico, molto bello. Sì. Ragazzi, l'abbiamo preso postazione, qui c'è una bella tazza di tè alla menta. Grazie Elle. Grazie. E praticamente il video non finisce qui, perché tra poco cucineremo qualcosa assieme, ci metteremo qui nel salottino e ci sarà una sessione di domande e risposte che ci faremo a vicenda, quindi restate sintonizzati. Quella che doveva essere una breve serata assieme si è tramutata in 3 giorni e 3 notti indimenticabili. Abbiamo fatto ore piccole ogni sera. C'è stata subito una forte connessione tra di noi. Se e Beli sono due ragazzi pieni di vita e le risate poi, quelle non finiranno mai. Però non ha perso occasione e si è messa subito a cucinare. Stasera in tavola c'è Griechka, un tipico piatto russo-moldavo accompagnato da cavoletti di Bruxelles. Allora, mettiamo un po' di chai per rilassarci, dai, mettiamo, per scoparci. Il chai moldavo. Sentite, ci sono diverse c'è erbe. Limone anche? No. No. No.
Ragazzi, grazie per averci invitato. Come siete carini. Grazie a voi per la compagnia. La stufetta accesa, si sta belli caldi caldi. Fuori piove, sta piovendo fortissimo. Tutto il giorno che piove, infatti. Molto mask. Molto pajalosta. Internazionale qua la situazione. Perché avete scelto Mannu? Perché Mannu? Cercavamo un mezzo per poterci vivere e poter viaggiare con pochissima elettronica. Era il primo elemento per noi, la cosa più importante è che avesse pochissima elettronica, perché l'elettronica dà sempre problemi generalmente e in molti posti non hanno i computer per gestire i problemi. Quindi a me piace molto la meccanica, quindi non mi disturba mettermi a sporcarmi nell'olio e a cercare di risolvere i problemi, anzi è un piacere, quindi era la cosa principale. Quindi un mezzo del 1984, molto grande, perché noi ci fermiamo sovente per lavorare, mettere i soldi da parte e poter continuare il nostro viaggio, quindi era importante che fosse vivibile e avessimo una buona, appunto, tutte le comodità necessarie per poter rientrare dal lavoro e essere a casa. E non un mezzo troppo piccolo al freddo. Come dicono, home is where you park. Esatto. Quindi cercavate un mezzo grande, comodo, poca elettronica, più meccanica, che fosse casa ovunque vi trovate per fare le vostre cose, quindi di lavoro. E perfetto, ho capito. Esatto. E come contro, qual è il qualcosa che non va di queste dimensioni così grandi, spazi? E c'è qualcosa che... Dove avete difficoltà a viaggiare con un mezzo così grande? Perché, come sapete, noi viaggiamo un po' fuori strada, quindi... È una grande differenza, a livello di dimensione è una grande differenza. Allora, diciamo che pensavamo di avere più limiti dal punto di vista delle dimensioni, invece man mano che stiamo, diciamo, vivendo e viaggiando con questo mezzo, ci stiamo rendendo conto che relativamente siamo limitati, perché noi già in precedenza non amavamo andare nelle grandi città, quindi in mezzo al traffico, però diciamo che se la sta cavando benissimo, sia dal punto di vista di traffico intenso, sia dal punto di vista magari di situazioni un po' più off-road, perché ci siamo trovati in diverse situazioni abbastanza critiche, nonostante non avessimo il 4x4, se l'ha cavata proprio alla grande. Il grande Mannu. L'unico limite che sono gli alberi, molto spesso. Quindi l'altezza. L'altezza ci blocca in certe situazioni, però... c'è sempre la motosega. E fai della legna per la soffitta. Esatto. Tutto calcolato. Quindi c'è il... Tutto, diciamo, calcolato. No, vabbè. Quindi non ci sono contro. No, vabbè, aspetta. Non è... certo, con un mezzo più piccolo è molto più semplice trovare parcheggio. Cioè, noi molto spesso ci parcheggiamo fuori e facciamo chilometri per raggiungere i centri. Non è così, arrivo, mi parcheggio a pochi metri e vado a vedere il museo. Esatto, cioè devi cercare il parcheggio adatto. Molto spesso ci parcheggiamo nei parcheggi messi a disposizione per i bus, per gli autobus. Sì. Quindi non è così. Però se vai a vederla non è... Cioè, però stiamo mettendo appunto sulla bilancia che abbiamo una casa dietro. Quindi cioè, questa limitazione della grandezza alla fine non è compensata. Così. È compensata dalla comodità che... Ho capito. Perfetto. Non torneremo indietro, cioè su un mezzo più piccolo non... No. Per viaggiare così... No. Però no. Più grande di questo? No, no. Nemmeno. Quindi avete raggiunto il traguardo, la misura perfetta. Esatto. A vostra misura, nel senso... Più piccolo... Che significa la misura perfetta a vostra misura? La misura perfetta a vostra misura. Bene ragazzi, perfetto. Allora, a prescindere dalla situazione globale che c'è al momento, noi siamo viaggiatori che non si arrendono, quindi andiamo avanti. Che paesi vorreste visitare? Perché io so che, insomma, avete già toccato l'Asia, ora con la Turchia, siete stati in Nord Africa, con Marocco, un bel po' di Europa. Dove vorreste andare con Mannu per i prossimi mesi, anni? Qual è il vostro sogno, i posti che volete visitare? Ci sono tanti posti che vorremmo visitare e voi siete per noi di grande ispirazione, perché avete toccato tanti posti che noi vorremmo visitare veramente. Però a breve termine sicuramente ci sposteremo nel nord Europa per mettere un po' di soldi da parte, perché purtroppo, o per fortuna, perché comunque ti adatti un po' ai posti e li vivi maggiormente,
dobbiamo cercare un po' di, dobbiamo lavorare un po' nel nord Europa per poi mettere mano su un cargo e spedirlo in Canada, perché ci piacerebbe vedere gli Stati Uniti d'America e il Sud America. Ovviamente i programmi cambiano spesso in questo periodo, quindi non è niente di sicuro, però più o meno abbiamo programmato questo viaggio e poi chi lo sa dove andremo, ma sicuramente non ci fermeremo, continueremo a viaggiare. Perfetto. Questo sicuramente. Perfetto. Bravissimi. I nostri migliori auguri. Grazie. Grazie. E grazie di essere così di ispirazione, veramente. Perché 3 giorni passati con voi per noi sono stati di grande ispirazione, davvero. È stato un bel... L'abbiamo azionato, Non so cosa rispondere. È stato un bel... Grazie. Siamo... Cin-cin. A nostra salute! Ragazzi, è stato il mio grandissimo piacere conoscervi. Siete due persone meravigliose. Anche mio. E ci siamo trovati così bene che quello che pensavamo di essere una serata si è prolungato fino alle 2-3 di notte, dalla mattina fino alla sera, per fino alla notte, a parlare, a ridere, a scherzare, a avere un tempo e momenti indimenticabili che li porteremo con noi dentro qua. E spero di rivedervi, e spero di risentirvi, e spero di campeggiare di nuovo, così Aldo cucina. Sì. Era spontaneo, era spontaneissimo, bellissimo. Qui ci vuole un altro brindisi. E ricordatevi, dobbiamo dirlo questo, che le stesse domande ce le hanno fatte loro a noi, quindi per vedere cosa abbiamo detto, perché parleremo di Totò, vi linkiamo in descrizione ovviamente la loro pagina Instagram, YouTube, e andate a vedere cosa abbiamo detto. Grazie per la visione, alla prossima. Ciao. Si magna. Ciao ragazzi. Ci vediamo la prossima volta in un'altra parte del mondo. Tra noi quattro è nata una grande amicizia. Non sappiamo ancora dove e quando, ma siamo sicuri che ci rivedremo un giorno.